Buongiorno dal Tigiuno. In arrivo nuove risorse per sostenere le categorie produttive maggiormente penalizzate dalle misure anti-Covid. La notte scorsa il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti il decreto Ristori Ter, che prevede aiuti per altri 2 miliardi, deciso uno scostamento di bilancio per 8 miliardi. Gabriella Capparelli. Lo abbiamo detto e lo stiamo mettendo in pratica. Senza tentennamenti faremo tutto quello che serve per sostenere famiglie e imprese italiane e tutelare l'occupazione. Il ministro Gualtieri affida ai social il commento alle nuove misure per l'emergenza Covid. Il via libera del Consiglio dei Ministri arriva a notte fonda. Sul piatto il decreto Ristori Ter con quasi 2 miliardi di euro per finanziare nuovi aiuti anticrisi e lo scostamento di bilancio di 8 miliardi del decreto Ristori Quater per le misure sul fisco. L'approvazione è prevista per la settimana prossima. I 2 miliardi circa del decreto Ristori Ter serviranno a finanziare un fondo di 1,45 miliardi di euro per gli indennizi alle attività produttive chiuse, che si trovano in una fascia di rischio più alta. Tra queste rientrano anche i negozi di calzature al dettaglio, che riceveranno un contributo a fondo perduto. Altri 400 milioni di euro arriveranno ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare. Infine 100 milioni serviranno per il fondo per le emergenze nazionali per l'acquisto di farmaci per pazienti positivi al Covid. Lo scostamento di bilancio di 8 miliardi approvato dal governo, oltre a finanziare nuove misure anti-Covid, servirà per il rinvio degli acconti IRPEF, IRAP e IRES di fine novembre, lo slittamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali di dicembre sui dipendenti e l'acconto IVA del 27 dicembre. La proroga dovrebbe assorbire intorno a 4,8 miliardi di euro. Dobbiamo essere uniti e usare l'opportunità di questa crisi per tornare a una normalità migliore, lo dice il Premier Conte in un messaggio al G20 che sta per iniziare a Riyadh in versione 2.